La San Benedettese supera 3-2 la Recanatese al termine di una gara vibrante giocata a viso aperto entrambe le squadre. In attesa del verdetto sulla partita con l'Atletico Trivento, la Samb conquista così il secondo posto in classifica, mentre la Recanatese, già salva, si gode gli applausi del Riviera delle Palme per il modo in cui ha affrontato e gestito il match. In ottica playoff, Palladini lascia a riposo Bordi e Carpani e porta Carteri diffidato e di vicino in panchina. I leopardiani, seguiti da una trentina di irriducibili tifosi giallorossi, devono fare a meno di committente e nel classico 4-4-2 Miccioli lascia Faglietta in panchina, schierando Ripa tra i pali, Torregiani e Di Marino esterni con Patrizio e Morbiducci centrali, Zandini, Moretti, Marchetti e Morigoni a centrocampo, Chicco e Agostinelli di punta. La San Benedettese invece ha Di Vincenzo tra i pali, Camilli e Nicolosi esterni con Marini e Mengo centrali, Ianni, Tidian, Oretti a centrocampo e Napolano, Pazzi e Voinea in attacco. Al primo affondo passa la Samba, è l'ottavo, Pazzi raccoglie il lancio di Marini e sulla destra salta Morbiducci e mette in mezzo per Voinea che di destro centra la traversa, la sfera torna in campo, carambola sul piede dello sfortunato Ripa e si insacca alle sue spalle. La partita è aperta e combattuta, la Recanatese cerca il pari ma è ancora la Samba ad andare vicino al gol. Al ventesimo Pazzi si libera della marcatura di Patrizi e dal vertice sinistro dell'area di rigore lascia partire un gran destro che si stampa sulla traversa. Il raddoppio dei rossoblù arriva però 4 minuti più tardi, Napolano recupera un pallone nella propria metà campo e avanza indisturbato per 40 metri palla al piede, poi lascia partire un destro forte e preciso che si infila nell'angolino basso alla destra di Ripa. Neanche il tempo di esultare per il doppio vantaggio e sul lancio dalle retrovie dopo la ripresa del gioco Chicco ingaggia un duello in velocità con Marini, il pallone carambola sul braccio e il difensore della Samba e Bianchini di Cesena appostato a pochi passi indica il dischetto e estrae il giallo per Marini. Dagli 11 metri si presenta Chicco, botta sotto la traversa e Recanatese che accorcia le distanze. La Samba riprende in mano il pallino del gioco, la Recanatese prova ad impegnare la difesa rossoblu, sul finire del primo tempo è ancora Pazzi ad impegnare Ripa con un forte raso terra con l'estremo difensore leopardiano che para in due tempi. Si va a riposo sul 2-1, al ritorno in campo dopo l'intervallo non ci sono cambi, la Recanatese parte forte ma la Samb prova a mettere al sicuro il risultato. Al 51esimo Oretti vede lo scatto di Venea sul filo del fuorigioco e lo serve con un tocco morbido, l'attaccante rumeno è bravissimo a girarsi a mettere la sfera sul palo lontano dove Ripa non può arrivare. Ottenuto il 3-1, Palladini richiama Marini per inserire Zazzetta con Gianni che arretra in difesa. La Samb sfiora il poker al 58esimo, Camilli in contropiede viene ben servito in piena area da Pazzi ma il suo destro in corsa va ad incocciare il palo della porta leopardiana. I rossoblù hanno ancora la possibilità di chiudere il match al 63esimo, Pazzi dai 30 metri lascia partire un destro in corsa che sorvola di poco la traversa. L'orgoglio dei leopardiani permette ai ragazzi di Omiccioli di riaprire ancora la partita al 70esimo. Chicco raccoglie il cross dalla destra di Moretti, si gira in un fazzoletto e tafrigge Di Vincenzo con un diagonale potente. La Samba a questo punto prova a gestire il risultato ma la squadra giallorossa ci prova ancora al 74esimo, Marchetti carica il destro ai 25 metri ma il suo tiro si perde sul fondo. La partita praticamente finisce qua con la Recanatese soddisfatta della propria prestazione che non prova più ad affondare mentre sugli spalti inizia la torsida rosso-blu. Certo c'è rammarico per qualche punto perso per strada, oggi il risultato quanto mai decisivo ma anche la consapevolezza e la soddisfazione di aver disputato un campionato di altissimo livello visto che, dati alla mano, la Samb non perde da 6 mesi e oggi ha ottenuto il 28esimo risultato utile e consecutivo difendendo sul campo prima che davanti al giudice sportivo la seconda piazza.